Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nostra diretta organizzata dalle associazioni LVA e Lega Ambiente. Benvenuti a tutti, siamo insieme questo sabato mattina estivo, siamo entrati nell'estate, la stagione in cui probabilmente più delle altre abbiamo piacere di stare nella natura, gioiamo appunto delle nostre risorse naturali e del nostro ambiente. Ed è proprio su questo tema, le risorse naturali e la preservazione delle nostre risorse naturali, che è dedicata alla puntata di oggi. Preservare le risorse naturali, come noi vi proporremo delle pratiche di economia circolare. Economia circolare come un tipo di economia di sviluppo che ci permette appunto di avanzare nel nostro sviluppo, ma facendolo in modo rispettoso dell'ambiente. Quindi un tipo di economia di processi produttivi e di consumo anche, che fanno proprio della riuso, del riciclo il proprio valore aggiunto, quindi rimettere degli oggetti che diventerebbero scarto, rifiuto, rimetterli nel circuito produttivo in maniera tale che diventino nuovamente risorsa. In questo modo diminuisce di molto lo spreco delle risorse, lo spreco delle risorse naturali, e quindi si tutela appunto la nostra terra e si tutelano le nostre risorse. Questo della preservazione delle nostre risorse naturali è probabilmente un tema che oggi sentiamo più familiare. Nel periodo più duro della pandemia, durante il lockdown, infatti, abbiamo sentito parlare molto di questo tema e abbiamo capito, come molti scienziati ci hanno detto, che molto probabilmente la diffusione del virus Covid-19 è stato appunto causato dalla deforestazione, quindi dall'erosione delle nostre risorse naturali. La deforestazione che avrebbe facilitato il passaggio del virus dalla specie animale alla specie umana. Quindi ci rendiamo sempre più conto quanto la salute della nostra terra, del nostro pianeta, della nostra natura sia strettamente interconnessa con la salute e la sopravvivenza stessa anche di noi esseri umani. Riteniamo quindi che in questo periodo in cui fortunatamente viviamo in maniera un po' più tranquilla la pandemia, siamo usciti dal periodo più duro, anche se ovviamente non bisogna abbassare la guardia, ugualmente riteniamo che non si debba abbassare la guardia sul tema ambientale e della preservazione delle risorse naturali. Quindi appunto siamo qui oggi con le associazioni LVA e Lega Ambiente. Prima di entrare nel vivo della diretta e di parlare con il nostro primo ospite, Marco Mancini, della direzione nazionale appunto di Lega Ambiente, io vi voglio ricordare la possibilità di condividere questa diretta sul vostro profilo Facebook, in maniera tale potrete così dare la possibilità magari ai vostri amici che non sono connessi in questo momento di usufruire di questi contenuti, di guardare questa puntata nei giorni successivi, proprio appunto grazie alla vostra condivisione. Vi faccio anche presente e vi invito a scrivere dei commenti appunto sotto il post della diretta e a porre delle domande, perché l'intento è anche quello di interagire appunto tra di noi. Noi raccoglieremo le domande e le porremo ai nostri relatori nella parte finale della puntata. Saremo insieme per i prossimi 45-50 minuti. Quindi iniziamo pure con Marco Mancini di Lega Ambiente. Buongiorno. Buongiorno Marco, lo vediamo adesso a video. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, eccoci qua.
Eccoci qua, Marco. Giugno è anche la giornata mondiale dell'ambiente. Sì. Quest'anno si è celebrata il 5 giugno la denuncia delle Nazioni Unite, che a me ha colpito molto, è che ci sono ben 1 milione di specie viventi a rischio di estinzione. Questo appunto a causa della deforestazione, dei cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai. Siamo nell'era dell'antropocene, quindi l'era in cui effettivamente la terra e le risorse naturali sono modellate dall'uomo. Quindi raccontaci un po' qual è la situazione delle risorse naturali in questo momento, stanno finendo, a che punto siamo e anche quanto l'economia circolare possa essere un'alternativa valida in questo senso. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito, è un piacere essere qui stamattina e poter appunto chiacchierare insieme, insomma, di questi temi che sono sempre più attuali e sempre più all'ordine del giorno. Mi aiuto insomma nel discorso con delle immagini che ringrazio la regia per il supporto. Come vedete, insomma, appunto, come dicevi Lia, la nostra terra, diciamo, è da sempre sfruttata e in qualche modo l'uomo con questa impronta di scarpone, diciamo, sopra, vuole significare l'impatto che l'uomo in qualche modo impone sulle risorse naturali, sul pianeta, sul sovrasfruttamento delle risorse per poter vivere su questo pianeta. È stato di qualche giorno fa anche l'annuncio dell'Earth Overshoot Day, il giorno nel quale diciamo, l'umanità ha consumato interamente le risorse prodotte dal pianeta, quindi ci sono dei problemi di connessione. Quest'anno, diciamo, se il mondo consumasse le risorse come le consuma, diciamo, l'Italia, è notizia, insomma, dei giorni scorsi che il 14 maggio avremmo completamente esaurito le risorse del nostro pianeta. Questo ovviamente comporta diverse cose, comporta anche l'impatto sicuramente, diciamo, sulla biodiversità. La biodiversità, sapete che è importantissima, ci sono specie che vengono ovviamente interessate da questo impatto che l'uomo ha con il suo utilizzo delle risorse sul mondo, ma come dicevi anche prima tu molto bene, Lia, la deforestazione stessa è una delle pressioni maggiori che l'uomo esercita sull'ambiente, e deforestazione che interessa in diversi modi le foreste che aiutano e supportano, diciamo, anche la vita sulla terra. Questo perché sfruttando così fortemente questa risorsa vengono tagliati alberi per l'agricoltura, vengono tagliati alberi per conquistare terre, per poter urbanizzare e creare nuove città, vengono tagliati alberi per le materie prime, vengono incendiate le foreste, e è notizia sempre cronaca, diciamo, degli ultimi tempi, i grossi incendi che ci sono stati sia in Brasile che in Russia, che hanno portato ovviamente, oltre che a un grosso impatto, diciamo, di perdita, diciamo, di risorsa, anche di forti emissioni in atmosfera che ovviamente contribuiscono a quello che è il cambiamento climatico. Questa è una ricerca del 2018, quindi recente, diciamo, pubblicata su Science, che appunto ci fa vedere qua nelle diverse parti del mondo qual è la pressione maggiore e qual è, diciamo, quant'è la quantità di risorsa forestale persa. Non è soltanto ovviamente la deforestazione che impatta sul pianeta, ma è anche quella delle estrazioni e delle risorse minerali. Immaginando un planisfero, come vedete, nel quale ci sono i pallini, diciamo, indicano le risorse che vengono estratte nelle diverse parti del mondo, e sono tutte materie prime che, diciamo, inquadrate nella tavola periodica, sono quelle risorse che ci permettono di sviluppare e innovare le nuove tecnologie, quindi dalle telecomunicazioni alle tecniche, diciamo, alle technology, PC, insomma, risorse sempre più innovative, e come vedete sono distribuite tendenzialmente nel sud del mondo, diciamo, nelle parti del mondo che sono quelle che maggiormente vengono sfruttate, mentre nel vecchio mondo, diciamo, queste risorse non ci sono. E quindi saper capire come poterle conservare, come poterle riusare, perché magari sono contenute appunto in questi prodotti high tech che utilizziamo tutti i giorni, è sicuramente un campanello, diciamo, che ci deve accendere una lampadina per poter capire come
sfruttare anche le risorse che in qualche modo abbiamo mobilitato da altri porti, da altre parti del mondo. Inoltre c'è un grafico subito dopo questa slide che mi piace sempre raccontare, perché diciamo nel 2009, quando ero ancora studente all'università, durante il dottorato insomma studiavamo il cambiamento climatico, studiavamo modellizzazioni del cambiamento climatico, e diciamo nel 2009 si parlava già che al 2020 insomma la temperatura sarebbe stata al di sopra o comunque avrebbe raggiunto quasi il grado in più, che è quello che poi nell'accordo di Parigi si cerca di contenere come innalzamento delle temperature globali. Quindi in qualche modo la scienza è importante studiare, è importante ascoltare quello che viene in qualche modo detto, perché questo grafico un po' raccoglie questo ragionamento. Tutto questo si articola anche all'interno di un processo utilizzato fino adesso per produrre i prodotti che utilizziamo tutti i giorni, che è un sistema produttivo lineare nel quale le materie prime vengono estratte, vengono prodotti dei prodotti, appunto, vengono distribuiti, consumati, e dopodiché non ce ne sarei mai preoccupati, vengono prodotti dei rifiuti che in qualche modo vengono smaltiti e non c'è più l'attenzione a quello che succede appunto dopo. Ma il nuovo paradigma invece che viene portato avanti dalla Comunità Europea e dal 2016, quando si è iniziato a parlare di economia circolare, è proprio appunto l'economia circolare. Quindi questa linea lineare si chiude su se stessa, le materie prime in ingresso sono sempre minori, come vedete dalla freccetta in alto, e c'è tutto un ciclo che mette l'accento su altre parti del ciclo produttivo che sono importanti e che devono essere prese in considerazione affinché il paradigma di produzione dei prodotti cambi. Quindi molta più attenzione alla progettazione e nel design delle cose che utilizziamo, attenzione nei sistemi di produzione, nella distribuzione, nel consumo, un'attenzione particolare rispetto al riutilizzo e alla riparazione dei prodotti, e questo è un nodo chiave nel discorso dell'economia circolare. La raccolta differenziata come uno dei primi anelli che ci aiuta a ragionare e a responsabilizzare anche i cittadini del fatto che quello che butto non va buttato, ma in qualche modo entra in altri cicli produttivi, e dopodiché una parte di questi materiali in qualche modo viene persa e quindi non abbiamo ancora le tecnologie per recuperare effettivamente tutto, ma la gran parte può rientrare in cicli produttivi, nel ciclo produttivo, e ricomincia, come vedete, il ciclo. Questa può essere effettivamente una soluzione che possiamo andare avanti nelle slide. Legambiente aveva intuito già nel 2017, quando è allestito a mostra, racconta un tema, e il tema del 2017 era proprio l'economia circolare, con lo slogan che ogni fine è un nuovo inizio, e abbiamo portato anche virtualmente il treno a Bruxelles con 100 campioni dell'economia circolare, quindi per dire che l'Italia era già all'avanguardia e già c'erano delle esperienze che potevano raccontare l'economia circolare e potevano essere da faro rispetto agli altri paesi europei per poter spiegare questo, e l'abbiamo fatto parlando con l'onorevole Bonafè, che vedete in foto, che era la relatrice, l'onorevole che ha relazionato il pacchetto dell'economia circolare in Europa, e il presidente della commissione Katainen, che ha partecipato a questo nostro evento. Adesso nelle slide successive andrò un po' più velocemente per dire che le aziende in qualche modo sono al centro di questo processo. Abbiamo fatto un'indagine insieme all'Università di Padova, il Dipartimento di Economia, per capire come e i benefici dell'economia circolare nel suo utilizzo, e questo le imprese ci hanno risposto che appunto la reputazione delle aziende cresce e i brand si riposizionano, quindi c'è sicuramente un vantaggio per le imprese entrare in questo tipo di logica e in questo tipo di ragionamento rispetto all'economia circolare. Andiamo avanti. Le attività ovviamente delle imprese devono essere modificate, quindi ci sono più attività di marketing e di ricerca e innovazione dei prodotti e di sviluppare nuove linee di prodotti per le aziende, quindi questo in qualche modo mette in moto sicuramente l'economia. Andiamo avanti.
e sicuramente l'implementazione dell'economia circolare previene, come vedete il grafico adesso è al contrario, in basso vediamo che le aziende prevenendo la produzione dei rifiuti o riducendo l'uso delle risorse, quindi ottimizzando l'uso delle risorse, diciamo sono i due nodi focus diciamo, per mettere a fuoco insomma, vediamo che in effetti le aziende, l'economia circolare, questo processo appunto anche di riduzione dei rifiuti, in qualche modo aiuta l'ambiente, ma è anche economicamente vantaggioso per le aziende stesse. Quindi questo effettivamente è interessante, non c'è bisogno di produrre e consumare indiscriminatamente, ecco, per mandare avanti l'economia. Inoltre, proprio diciamo l'innovazione, nella slide successiva c'è un esempio diciamo che va voluto riportare, che è la FADER, quell'industria diciamo che tutti conoscete, non tanto col nome dell'azienda ma quanto il nome dei prodotti che in qualche modo produce, che sono prodotti assorbenti per la persona, per la donna, per gli anziani. E immaginate che appunto i pannolini oggi con questo impianto, che è funzionante, attivo, è l'unico in Europa ma possiamo dire anche nel mondo, oggi è possibile recuperare un rifiuto che era il rifiuto irrecuperabile perché composto da plastica, cellulosa, polimeri e ovviamente sostanza organica, quindi il pannolino usato entra in questo impianto e da una tonnellata di prodotti assorbenti, vedete, si possono recuperare plastica, cellulosa e polimeri poliassorbenti che possono essere oggi riutilizzati perché grazie al lavoro attraverso il Ministero dell'Ambiente, insomma c'è tutto un lavoro normativo molto complesso, ma c'è la possibilità di utilizzare queste materie prime, seconde che escono dall'impianto come nuove materie prime per nuovi prodotti. Questo lato impresa, questo voleva essere un focus per dire che le imprese possono lavorare su questo, ma non sono solo le imprese che devono lavorare su questo, ma anche le amministrazioni, anche la pubblica amministrazione attraverso gli acquisti pubblici, attraverso gli acquisti verdi. Quindi attraverso il Green Public Procurement, che può essere uno strumento fondamentale per dare gambe all'economia circolare, Legambiente promuove e ha all'attivo un osservatorio su questo, promuovere il GPP all'interno appunto della pubblica amministrazione. Immaginate che in Italia la spesa pubblica negli appalti pubblici ammonta a circa 170 miliardi di euro. Immaginate se questi acquisti attraverso il GPP vengono veicolati su prodotti che sono sostenibili, che sono nella logica dell'economia circolare, sicuramente nel piccolo anche le piccole amministrazioni possono guidare questo cambiamento e lo possono portare verso la sostenibilità vera e propria. Andando avanti, l'altra cosa interessante è che le stesse Nazioni Unite ci richiamano un po' ad impegnarci rispetto alla sostenibilità con i 17 obiettivi che chiamano non soltanto gli Stati ma tutti noi a in qualche modo collaborare, quindi a un impegno collettivo rispetto alla sostenibilità, e tocchiamo tutti, veramente tutti, tantissimi argomenti, insomma dalla conservazione della natura all'azione sul clima allo spreco di cibo e azzerare la fame, a veramente tantissime attività. E in questo ovviamente sono impegnati anche i giovani, diciamo, è notizia degli ultimi giorni, diciamo, l'attività che si è svolta guidata inizialmente da Greta Thunberg rispetto al cambiamento climatico, ma tutto quello che si è mosso attraverso i Fridays for Future, in qualche modo ci fa ben sperare che i giovani in qualche modo sono tornati in piazza, c'è una presa di coscienza diciamo di quello che succede e di quello che appunto un pianeta B non l'abbiamo, e quindi dobbiamo in qualche modo cambiare la politica, cercare di spingere verso questa direzione. Insieme ai giovani ovviamente c'è tutto anche il mondo della cooperazione, e tornando indietro mi dimenticavo un tassello fondamentale, perché appunto le cooperative in Italia ce ne sono tantissime, è una delle realtà sicuramente molto forti che lavorano anche sull'economia circolare. Qui ho riportato veramente, ne ho riportate quattro, ma ce ne sono tantissime in Italia che lavorano su questi, chi lavora come progetto guida nel campo della moda, chi lavora nel campo dei RAE, del recupero dei portatili e dei PC, chi lavora come la cooperativa Insieme proprio nel riutilizzo dei rifiuti
attraverso un'autorizzazione unica in Italia per poter riprendere i rifiuti anche dopo l'isola ecologica e farli diventare nuovi prodotti e quindi proprio chiudere veramente il ciclo. La cooperativa Caudo uguale che in qualche modo lavora sia su un po' tutti questi temi. Quindi diciamo appunto, siamo tutti chiamati a questo, siamo tutti chiamati a collaborare come anche abbiamo fatto e stiamo spingendo col progetto Metti in Circolo per raccontare un po' anche ai giovani di cui parlavamo prima, che l'economia circolare è importante, che i green job oggi sono sempre più al centro diciamo dei ragionamenti e ce ne sono sempre di nuovi. E quindi niente, l'impegno è collettivo, quindi ci dobbiamo dar da fare. Assolutamente, assolutamente. Grazie Marco, una presentazione davvero che ci ha dato molti spunti sotto diversi punti di vista, appunto le risorse naturali, l'attenzione anche noi stessi alle nostre pratiche di consumo, ma anche l'impegno delle aziende, dei comuni, insomma. L'economia circolare sembra effettivamente essere una pratica che tra l'altro, come ci dicevi, vede anche l'Italia in una posizione di eccellenza. Sì. In Europa, quindi abbiamo tante buone pratiche da divulgare e entriamo adesso nella seconda parte diciamo della nostra diretta. Vorrei focalizzare appunto sul progetto di cui parlava Marco, Metti in Circolo il Cambiamento, ma prima vi facciamo vedere una videopillola di pochi secondi realizzata proprio all'interno di questo progetto e che ci racconta una modalità che possiamo azionare noi stessi nel nostro comportamento e nelle nostre azioni quotidiane per avere un minore impatto sull'ambiente. Ecco, prego. Ecco, vediamo, c'è un piccolo problema di audio, ma sostanzialmente la videopillola propone appunto la mobilità sostenibile come appunto azioni quotidiane che noi stessi possiamo intraprendere per avere un minore impatto appunto sulle nostre risorse naturali. Torniamo quindi al nostro progetto Metti in Circolo il Cambiamento. Metti in Circolo il Cambiamento è appunto un progetto nazionale che vede impegnate l'associazione LVA come e capofila insieme a tanti altri appunto da Legambiente, Associazione Eufemia, Impresa WeMake, Conf Cooperative Piemonte, Città di Torino, Palermo, Firenze, Cuneo, Comuni di Castelbuono in provincia di Palermo, Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, Unione Montana del Mugello, tanti enti appunto differenti, associazioni, comuni, aziende, mondo profit e mondo no profit insieme per promuovere appunto l'economia circolare. Il tutto con il supporto, il finanziamento dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che ci supporta anche appunto proprio in questa diretta. Chiederei quindi a Nicoletta Gorgerino di LVA, coordinatrice del progetto Metti in Circolo il Cambiamento, di spiegarci il senso di questa collaborazione di tanti enti diversi, come ci diceva anche Marco, l'importanza di lavorare insieme verso appunto la promozione dell'economia circolare e un po' come si sta svolgendo, qual è il senso di questo progetto. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie Lia per l'introduzione. Dunque appunto parto dicendo che il progetto Metti in Circolo il Cambiamento ha appena fatto un anno di vita perché è partito proprio il 26 giugno dello scorso anno. E, diciamo che la prima cosa che mi piace dire per introdurre è che per LVA, che appunto è capofila di un partenariato vasto e variegato che tu hai introdotto, è un progetto molto importante perché valorizza e crea un ponte tra le esperienze realizzate in Africa, di cui parleremo dopo, da tanti anni che si ispirano proprio all'economia circolare e all'inclusione sociale,
e le esperienze invece in Italia che sono orientate proprio all'educazione, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle comunità. Allora, il progetto, dico solo due numeri, ma per inquadrare il tema, permettervi di figurarlo, si svolge appunto in quattro regioni italiane, che sono il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana e la Sicilia, in cinque province, Cuneo, Torino, Firenze, Forlì e Palermo, e appunto vede LVA 11 partner protagonisti grazie al cofinanziamento dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il sostegno delle fondazioni CRC e CRT e i patrocini dei comuni di Forlì in Popoli di Cesena. E, allora, metti in circolo il cambiamento, appunto Marco ci ha già dato molti assist per parlarne, perché appunto è un progetto di educazione alla cittadinanza globale che si rivolge a scuole secondarie, giovani e alla cittadinanza, e che è proprio molto ambizioso perché cerca di creare sinergia tra diversi attori, che sono appunto le associazioni culturali impegnate nella cooperazione internazionale o insomma nelle azioni culturali in Italia, gli enti pubblici e il mondo produttivo attraverso le associazioni di categoria rappresentative di cooperative. Il progetto è ambizioso appunto perché parlare, raccontare, promuovere l'economia circolare non è semplice, ma soprattutto portare a dei veri cambiamenti da parte dei singoli, ma non solo dei singoli, delle comunità, di sistemi, di territori. Proprio per questa ambizione il progetto si è dotato di metodologie innovative, provo a dirne qualcuna che è un po' il cuore di quello che voglio raccontare oggi. Innanzitutto nel lavoro con le scuole, che appunto sono uno dei nostri target di progetto, ad oggi abbiamo coinvolto 30 istituti scolastici, 90 classi e 60 docenti. Il lavoro non è semplicemente un entrare in classe e raccontare, promuovere dei laboratori, ma è cercare proprio di coprogettare con il sistema educativo, con le insegnanti di quella classe, un percorso trasversale alle materie che già si affrontano, proprio perché ci sia una conoscenza multidisciplinare dell'argomento, che comunque è molto difficile. E la seconda cosa è creare reti proprio con il territorio, quindi si cerca di portare fuori dalla scuola appunto docenti e discenti nella conoscenza delle realtà del territorio virtuose che già promuovono progetti appunto di tutela delle risorse e di economia, risorse ambientali e di economia circolare. In effetti stiamo vedendo nelle foto che ci proponi di fianco appunto al tuo intervento attività diciamo all'interno di istituti, ma poi anche una uscita verso l'esterno, probabilmente per andare a fare cultura, a promuovere ulteriormente queste pratiche. Raccontaci appunto. Esatto. Sì, io adesso appunto sì, ho messo delle foto, un random di foto che parlano delle varie attività, quindi dentro le scuole, fuori dalle scuole, con i giovani, che sono il nostro secondo target importante di questo progetto, quindi noi delle giovani tra i 18 e i 32 anni, 60 sono stati selezionati in tutta Italia, in queste quattro regioni coinvolte dal progetto. E anche con loro, ciascuno di questi giovani si è candidato con delle idee o è portatore di competenze, conoscenze nell'ambito appunto dell'economia circolare, e il progetto cerca proprio di favorire intanto l'accrescimento, quindi l'accrescimento proprio delle competenze, delle conoscenze attraverso percorsi formativi on the job, le abbiamo chiamate, quindi creando proprio un match tra il giovane, le sue competenze, le sue idee e le aziende, le realtà
produttive ma anche associative del territorio che possano come dire, incanalare queste risorse di cui sono portatori i giovani in progetti appunto anche lavorativi, cioè dando i green job, i cosiddetti green job. I green job, esatto. Sì, infatti molto importante anche quello rispetto a quello che diceva Marco, che ci siamo proprio resi conto che attraverso il progetto che le competenze green sono davvero delle competenze trasversali, non ci sono tra i nostri giovani persone molto qualificate, con lauree, dottorati, eccetera, ma ci sono anche delle persone, intanto abbiamo cercato di includere delle categorie più fragili, quali migranti e NEET, che però nonostante abbiano magari una formazione accademica, insomma meno avanzata, in realtà sono è importantissimo che anche altre categorie dal mondo appunto educativo, della ristorazione, tantissime categorie possano portare nel loro luogo di lavoro delle competenze green, quindi questo è un'altra innovazione del progetto, un altro punto insomma nodale del progetto. Il terzo grande target è quello della cittadinanza, sicuramente nei territori di riferimento che vi raccontavo prima, ma non solo, in generale la cittadinanza a cui arriviamo direttamente, che è quella dei nostri territori, e poi attraverso le attività di... E proprio perché, dicevo prima, è difficile raccontare, coinvolgere le persone in questo tipo di argomenti, abbiamo messo in piedi delle attività innovative, o meglio che si basano su metodologie innovative come l'edutainment, quindi l'educazione e l'intrattenimento, attraverso proprio l'ideazione di un escape room tematica in cui le persone giocano, interagiscono, si divertono e imparano, menzionato dal nostro partner Eufemia, e di citizen science, cioè proprio il coinvolgimento di cittadini nella ricerca di soluzioni scientifiche con esperti, pur non essendo appunto, non avendo magari delle competenze scientifiche particolari, hanno l'interesse a risolvere dei problemi del proprio territorio e lo fanno affiancando degli esperti. Quindi sono due metodologie, secondo me, molto innovative che il progetto appunto promuove e che aiutano nel coinvolgimento. Concludo, poi appunto sono qui per le domande, dicendo che l'ambizione di cui parlavo sopra e che ho raccontato attraverso i target, cioè che cosa facciamo, è possibile grazie proprio al dialogo che il progetto mette in atto tra i vari enti partner del progetto, quindi le amministrazioni pubbliche, le associazioni appunto culturali, il mondo produttivo. Ognuno è portatore e ha fatto magari ha già diversi livelli di avanzamento, no? Nelle riflessioni su questa tematica, ma poterle condividere metterle a sistema proprio del partenariato è sicuramente molto utile, così come l'altro aspetto importantissimo è l'inserirsi di queste delle attività del progetto nelle attività che già sono attive sui territori coinvolti, proprio per garantire la sostenibilità. Quindi noi andiamo proprio ad attivare delle realtà e a farle incontrare tra di loro, che anche al termine del progetto possano continuare. L'ultima cosa molto importante, di cui però poi vi parlerò dopo, è quella del saper comunicare. Oltre al fare sociale, diciamo, deve sapere accompagnarsi a saper dire, a saper comunicare e arrivare al grande pubblico, e dopo infatti vi parlerò poi della campagna di comunicazione che abbiamo attiva. Grazie, grazie Nicoletta. Vediamo un primo commento. Bellissimo progetto a cui stiamo partecipando noi giovani, ci sta dando la possibilità di imparare molto e cambiare le cose, piccoli passi alla volta. Economia circolare. Ecco, grazie Uda di questo commento, che ci porta ad introdurre la prossima relatrice, Valeria Maruccia, che è un'altra giovane che sta partecipando appunto al progetto in questo percorso, come ci raccontava Nicoletta, di formazione e di valorizzazione delle
competenze e per appunto continuare a valorizzare e spingere sui green job come modalità di economia, di economia circolare, di sviluppo sostenibile, grazie anche appunto alle idee imprenditoriali che tanti giovani all'interno del progetto stanno divulgando, ci stanno portando. Prego Valeria, raccontaci in cosa consiste la tua idea. Buongiorno a tutti, io sono appunto Valeria Maruccio, sono un architetto specializzato in progettazione sostenibile. Nel 2017 sono entrata a far parte dell'associazione Off Grid Italia, con cui collaboro ormai appunto da qualche anno su progetti proprio incentrati sui temi di cui stiamo parlando oggi, quindi sull'economia circolare. In particolare ci occupiamo di riuso dei materiali. Lo scorso autunno sono poi venuta a conoscenza del bando Metti in Circolo il Cambiamento, ho deciso di parteciparvi e sono stata selezionata e quindi sono entrata a far parte del gruppo di 60 giovani italiani, quindi scelti in tutta Italia, come diceva Nicoletta prima, per partecipare al campus formativo che si è tenuto a Firenze a dicembre. Questo mi ha permesso di ampliare quindi le mie conoscenze e di sfruttare la rete che già LVA quindi ha messo in piedi in questi anni di attività. E attraverso il bando quindi potrò andare ad aggiungere un nuovo tassello ad uno dei progetti principali dell'associazione, che è Reland, di cui adesso possiamo vedere un piccolo video di introduzione. Quindi cos'è Reland? Reland è il primo parco d'Italia completamente incentrato sui temi della resilienza e del riuso. E quello che avete visto nel video è l'area su cui sorgerà il parco, è un'area di 9.000 metri quadri che si trova a Cambiano, nel comune di Cambiano, il quale ci ha concesso appunto per un tempo determinato quest'area. Il parco appunto è nato in collaborazione con Off Grid Italia insieme al Comune di Cambiano e il Politecnico di Torino, al cui interno avrà un'area dedicata per sperimentare nuove tecnologie. L'obiettivo di Reland è quello di sensibilizzare grandi e piccini anche attraverso il divertimento e il gioco, come diceva appunto Nicoletta prima, sui temi della sostenibilità a 360 gradi. Prima però di arrivare alla realizzazione del parco abbiamo deciso di fare una sperimentazione, di andare ad applicare la stessa filosofia ad una scala più piccola. Abbiamo quindi, possiamo vedere intanto il prossimo video, abbiamo fatto appunto questa sperimentazione che si è conclusa pochi mesi fa ed è durata circa un anno, che si chiama edilizia circolare.
Edilizia circolare ha visto quindi applicati i temi del riuso ad una ristrutturazione. Abbiamo ristrutturato i nuovi locali della fabbrica del Chinino, che è un'associazione che si trova a Torino in zona Lingotto. I locali avevano una superficie di circa 100 metri quadri e la filosofia è stata proprio quella di applicare il riuso alla ristrutturazione. Quindi abbiamo utilizzato materiali di recupero e laddove non è stato possibile applicare il riuso abbiamo scelto materiali rinnovabili e riutilizzabili. Qui possiamo vedere come erano i locali all'inizio del cantiere, quindi prima di intervenire erano locali abbandonati ormai da anni. E successivamente siamo andati appunto a recuperare tutto quello che era possibile all'interno dei locali stessi, come ad esempio la scala, gli infissi esterni che sono stati appunto recuperati e migliorati dal punto di vista energetico, e tutto quello che è stato realizzato, come potete vedere ad esempio le vernici, sono state donate da aziende, da cittadini o da attività commerciali che si trovavano nell'intorno del cantiere appunto. Queste erano ad esempio dei vecchi espositori di un negozio di scarpe, questa invece è la parete in calce e canapa che abbiamo realizzato, quindi con materiali rinnovabili. Queste sono le piastrelle verdi che vedete, sono state realizzate con vetro di recupero da un'artigiana torinese. Questi sono i materiali che siamo riusciti a recuperare durante tutto il cantiere appunto. Questi sono gli espositori che abbiamo trasformato per l'area ristoro del progetto. E uno dei risultati appunto che abbiamo ottenuto con questa sperimentazione è una delle ultime immagini che abbiamo visto, di cui vedremo adesso una slide. Se non riusciamo a vederla, comunque quello schema che avete visto con quel network di attori sono tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del progetto, esatto. Quindi durante tutta la sperimentazione siamo riusciti a realizzare un network innovativo costituito da donatori di materiali, quindi da risorse materiali, quindi tutto quello che abbiamo recuperato nell'intorno del cantiere. Abbiamo costruito poi una rete anche di risorse intellettuali, quindi professionisti come architetti e designer che hanno ripensato il modo di ristrutturare e di intervenire all'interno di un progetto di architettura appunto, e infine le risorse manuali, ovvero gli artigiani che ci hanno aiutato a trasformare operativamente tutti i materiali di recupero in nuovi elementi di arredo o elementi edilizi. Con il bando Metti in Circolo, quello che vogliamo andare a fare è quello di realizzare un tipo di rete di questo genere, quindi un network, che però venga calato e vestito sul progetto Reland. Quindi andremo a mappare il territorio circostante creando un harvest map, ovvero una mappa del raccolto di materiali appunto di recupero che possono provenire da aziende, quindi scarti di produzione, oppure artigiani che hanno magari del materiale in disuso che non viene più utilizzato, o meglio ancora i cittadini stessi, che possono appunto intervenire attivamente nella realizzazione di un progetto. E inoltre ci servirà avere anche una rete di professionisti appunto e di artigiani che ci aiutino poi a realizzare il parco Reland. Quindi se volete collaborare, chi voglia collaborare o avere più informazioni sui progetti che l'associazione porta avanti, può visitare le nostre pagine Facebook o Instagram e il sito anche di Off Grid Italia. Grazie. Valeria, ci chiedono dove si trova questo posto appunto, dove trovarvi. Come, scusa, non ho capito. Ci chiedono dove è possibile trovare il posto che ci hai mostrato.
Il progetto di edilizia circolare, immagino. Allora, si trova in via Montevideo 41 a Torino, in zona Lingotto. E i locali sono attualmente aperti perché il progetto appunto è stato terminato e quindi si possono visitare. Perfetto, sarà quindi possibile vedere poi anche tutte le attività di mappatura, capire un po' quali sono gli enti che mettono a disposizione del materiale da riciclare, da riusare, sarà molto interessante vedere diciamo, tutti i risultati poi conclusivi di questo progetto che è ancora in corso e che divulgheremo sugli strumenti di comunicazione del progetto Metti in Circolo il Cambiamento. Ricordo che se volete porre domande, fare commenti, avete curiosità, è il momento appunto per farlo. Eventualmente raccoglieremo le domande e a breve le porremo a tutti i relatori. Arriva un altro commento. Prego. Tutto il progetto di edilizia circolare è stato seguito da Sofia Casaioli, che è una collega ormai, che ha fatto la tesi proprio sull'intero progetto. Quindi sul sito di Off-Grid Italia troverete anche più informazioni che raccontano meglio la sperimentazione. Ottimo, grazie. Riusciamo, quindi ci hai dato un esempio di come è possibile mettere in circolo appunto il cambiamento, creare cambiamento attraverso l'economia circolare. Abbiamo visto in sovraimpressione un altro commento di Monica che fa i complimenti al vostro gruppo, insomma, per l'idea e per il bel lavoro che state facendo. Grazie. Grazie. E continuiamo quindi il nostro percorso di questa diretta e prendo spunto appunto dall'intervento di Valeria e il lavoro che ci ha presentato di riuso, riciclaggio, riciclo per appunto dare nuova vita a oggetti usati e creare nuovo valore, creare come abbiamo visto nuova economia e anche curare diversi aspetti del sociale. Cambiamo quindi continente, diciamo da Torino, da Italia, dall'Europa, arriviamo in Africa e introduco la nostra prossima relatrice, Maurizia Sandrini, dell'Associazione LVA. Maurizia appunto ci parlerà di Africa, in particolare del Mozambico. Maurizia si occupa di progetti per l'associazione LVA, ha vissuto per diversi anni in Africa, oggi si occupa appunto di progetti nel paese. Perché vi parliamo di Africa? Come accennava appunto Nicoletta prima, il tema ambientale è appunto assolutamente un tema globale che ci tocca a tutti e su cui tutti possiamo agire. Vi abbiamo raccontato come stiamo agendo, un'esperienza, insomma, come stiamo agendo sul nostro territorio in Italia, ma parallelamente diciamo molte altre persone si stanno attivando con gli stessi nostri obiettivi di tutela ambientale, di promozione di una nuova economia di sviluppo, si stanno attivando in altre parti del mondo, come ad esempio in Mozambico, dove ugualmente esiste soprattutto nelle città un problema di inquinamento. Vedremo quindi adesso con un video di qualche minuto queste immagini che ci raccontano la situazione appunto di dispersione dei rifiuti in alcune città del paese e come la popolazione locale insieme ai comuni, insieme alle aziende, insieme appunto con LVA, che è appunto Associazione di Cooperazione Internazionale, come ci stiamo attivando per affrontare il problema. Vediamo se abbiamo il video. Se pensavo anche da cera, tanto da e fa qua, ma la raffa, un qua già di sfilare. Già avanti mi dirà, va a fama, va a dire, va a cadere, già nel mio mangio, va a cera.
umas colegas, duas minhas colegas, e falam, vamos lá, as meninas arrumiam lá, estamos todos, quem é, vamos lá, eu fui, primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, então, dali, eu também me senti, que eu também posso fazer uma delas, para podermos ser um grupo, para organizarmos uma cooperativa. Vocês são quase funcionários importantes do sistema de gestão de resíduos sólidos desta cidade. O que nós queremos é que esse reconhecimento não parta só de vocês, mas do município também, pode para vocês ligar as coisas. Estes senhores estão a trabalhar para a gestão de resíduos desta cidade. Nós pedimos o material que nós necessitamos e sensibilizamos os moradores da São Marcite para poder selecionar o material para não juntar com outro lixo orgânico. Então, separar o nosso material, que é papelão, papel branco, PET, garrafas de vinhos, garrafas de água mineral e PET, e bacias plásticas e cadeiras plásticas. Então, assim, nós podemos. Então, e levamos material para aqui, de cá. Esses materiais são separados do modo que consigo vender para cada cliente. O dinheiro proveniente das vendas de material, depois de terem sido pagas todas as despesas da Consol e a compra junto a catadoras individuais, é dividido entre os membros da cooperativa. Mas como este valor nunca é suficiente para completar aquilo que seria o rendimento de cada um no final de cada mês, é dada uma cesta básica. Ninga Jonze, mas hoje senza Jonza, Zazala, Vitula, Nena, da papai, da mamãe. Mas já, no primeiro, nem a respirar as coisas. E tira nos porta a tirar a Vitula, Nena. Viva a Cunanzica da escola. Manhosa, na assinadora, só com que ninguém está sacada lá, é a capacidade. E aí, quero da escola. Mina chanza kisi. Leswi ni nga hanya swona khale ni swi nga ta swona sweswi. Na swi vona swi ni mazika. Na rona xikopokopo ni xavisa ni kuma mali ku xava. Pfuna vana va mina, ku pfuna vatukulu va mina, ku pfuna ndyangu wa mina, ni tlhela ni tipfuna na mina. I a cooperative a ni tsaka hi leswi ya ndza ya mahlweni. Leswo kambe loko ku fika a nkama a projeto na LVR ni nyima lisiya. Bene, chiamerei appunto sullo schermo Maurizia, la nostra prossima relatrice. Maurizia, abbiamo visto un video, personalmente mi ha toccato molto perché ho visto appunto la dispersione dei rifiuti, delle persone che manualmente vanno a ricercare dei rifiuti direttamente in discarica proprio per praticare il riciclo, immagino, dei rifiuti come fonte di sopravvivenza, di primo sostentamento. Ho poi anche visto come vi sia stato un riscatto sociale di queste persone che da questo tipo di lavoro hanno poi, come dire, trasformato la loro attività, mantenendo la stessa tipologia di lavoro, ma facendone un lavoro sicuro, dignitoso. C'è stato anche uno sviluppo personale di queste persone, immagino, tra le fasce più povere della popolazione. Tu, Maurizio, hai anche conosciuto, diciamo, queste esperienze, sei andata più volte anche recentemente in Mozambico. Raccontaci che cosa sta succedendo in molte città africane, le immagini che abbiamo visto e anche qualcosa delle persone appunto che abbiamo visto nel video.
Sì, grazie. Diciamo che il video rappresenta quello che è l'intervento dell'LVA e la sua strategia non solo in Mozambico ma anche negli altri paesi in cui operiamo per la tutela ambientale, quindi il Senegal, il Burkina Faso, la Mauritania, la Guinea-Bissau. E in realtà diciamo proponiamo percorsi su tre assi, percorsi socio-economici, percorsi che hanno anche un asse di inclusione sociale e di educazione ambientale, che sono tre assi principali. L'uno senza l'altro non potrebbe essere sviluppato un progetto, è un po' quello che si fa anche in Italia, nel senso che se non c'è un'educazione alla cittadinanza e una consapevolezza di quanto ciascuno può fare per cambiare o per preservare l'ambiente in cui vive, i nostri progetti non chiuderebbero un cerchio e non funzionerebbero. Se non ci fosse l'inclusione sociale di queste persone che comunque gravitano intorno a queste discariche, che si sono formate purtroppo a seguito di questa rapida urbanizzazione, con delle amministrazioni locali che non erano in grado di altrettanto rapidamente rispondere al problema della raccolta. Quindi l'LVA ha proposto loro una collaborazione, la cooperazione appunto, e lavorando insieme per creare dei centri di, sicuramente per potenziare la raccolta e la differenziazione, ma anche per creare dei centri di riciclaggio su varie filiere. Abbiamo visto la plastica, ma parliamo anche di rifiuti organici, per esempio, che poi vanno a produrre del compost che si usa come fertilizzante agricolo. Perché siamo intervenuti? Perché ovviamente in queste città, anzi non proprio nel centro, ma nei sobborghi, nelle aree più periurbane, e si stavano creando delle nuove povertà, ovvero queste persone che perdevano i loro pascoli o perdevano la loro possibilità di trarre reddito dall'agricoltura proprio a causa dell'inquinamento, soprattutto della plastica, perché la plastica veniva ingurgitata dagli animali e questi si soffocavano e morivano, quindi il reddito che prima veniva dagli animali non c'era più. L'agricoltura assolutamente era toccata, perché i suoli si sono impoveriti, sono stati resi meno fertili, la capacità di assorbimento dell'acqua era limitata, e le falde acquifere, quindi anche delle conseguenze sociosanitarie e igieniche su fasce di popolazione che ovviamente già vivevano in condizioni precarie, perché come vedete da queste immagini la discarica è fuori città e con tutta questa plastica era proprio impossibile pensare di fare un orto piuttosto che insomma coltivare qualcosa. E proprio a fronte di cercare di limitare queste nuove povertà, LVA ha chiesto alle varie municipalità di imbarcarsi in questo progetto congiunto, in cui grazie anche al supporto delle municipalità del nord, diciamo così, e quindi della regione Piemonte, piuttosto che di altre città, venete, toscane, varie città italiane, che hanno messo a loro disposizione, di queste altre città del sud, la loro expertise, siamo riusciti proprio a proporre dei progetti di tutela ambientale e dei centri di riciclaggio. Qui vedete proprio un centro di riciclaggio della plastica, gestito dalla cooperativa Recicla. E, parlavo prima di percorsi socio-economici, perché in realtà tutte le persone che gravitavano attorno alla discarica potevano raccogliere e portare tutta la plastica che raccoglievano al centro di riciclaggio e venivano pagati proprio per questo, quindi la creazione del reddito, un percorso socio-economico. Così come le persone più vulnerabili di cui accennavi prima hanno potuto essere le gestrici di questo centro, persone, vi immaginate, che non esistevano prima, erano persone gli ultimi tra gli ultimi che vivevano nella discarica perché non avevano una casa, ma soprattutto non avevano un documento, non potevano accedere ai servizi sociali o all'assistenza sanitaria, per cui se si tagliavano, prima raccoglievano, avete visto forse all'inizio del video quella persona che raccoglieva il vetro senza guanti, non c'era per nulla una tutela della persona, per cui noi le abbiamo anche equipaggiate con maschere, ovviamente per non respirare le esalazioni, guanti, stivali, insomma delle attrezzature in modo da poter svolgere il lavoro in totale sicurezza e poi ovviamente gestire un qualcosa di loro. Prima si parlava di non sapevo firmare, adesso posso votare. Se vedete arrivano, riescono a dare un resto, riescono a contare del denaro. Sembrano piccoli successi, ma in realtà in queste realtà non sono per niente scontati. Per cui abbiamo anche ridato dignità a delle persone che prima erano considerate ovviamente ai margini della società. Non solo quelle persone, ma ovviamente a tutte le famiglie, perché pensiamo ad una mamma che magari è sola e ha 5-6 figli, in ogni caso sia dalla vendita della plastica raccolta che dal lavoro alla cooperativa, e riesce comunque a portare a casa un piccolo stipendio per pagare l'istruzione e pagare comunque il cibo e l'acqua. Per cui diciamo sono progetti che abbiamo replicato perché si sono rivelati molto, molto significativi per la comunità locale. In Mozambico abbiamo creato 4 cooperative, e questa che vedete è Recicla, la cooperativa di riciclaggio, e ne abbiamo create 2, Fertilizza e Ocalassana, che invece riciclano materiale organico, e un'altra che è la Comsol, che è quella del video, che in realtà non è un centro di riciclaggio ma di smistamento e di rivendita di tutti i tipi di materiali, dalla carta, alla latta, eccetera, eccetera. Volevo anche enfatizzare proprio la collaborazione
collaborazione con le amministrazioni locali, che è importantissima sia nello scambio appunto tra nord e sud, ma anche tra sud e sud, ma soprattutto perché senza di loro e senza entrare nei piani di sviluppo proprio mozambicani e anche cittadini non sarebbe possibile ovviamente cambiare le cose. Solamente con il coinvolgimento delle municipalità locali, ovviamente il Mozambico nel mio caso è molto attento a queste politiche di tutela ambientale, solamente sviluppando questi piani di gestione integrati dei rifiuti solidi urbani e mettendoli in atto è possibile ovviamente poi che i centri lavorino bene e che si chiuda il cerchio grazie appunto al coinvolgimento delle scuole che visitano il centro e delle comunità locali che devono rendersi consapevoli di quello che provoca la dispersione della plastica e degli altri materiali e del guadagno ovviamente che potrebbe trarne. Quindi come direste voi o direbbe la mia collega Nicoletta, mettere in circolo proprio il cambiamento è la cosa più sensata. Benissimo, grazie Maurizia, molto interessante quello che ci hai raccontato. Abbiamo visto anche diciamo nelle foto proprio accanto al processo economico di formazione delle cooperative, che quindi si crea una nuova economia con il processo appunto di riciclaggio ad esempio della plastica, per cui questo prodotto finito che consiste in questi coriandolini, sì, viene poi venduto alle imprese locali, sì, che producono nuovi oggetti. Quindi questo, certo, appunto proprio l'esempio di economia circolare, certo, sviluppato anche in questo paese africano, dove appunto accanto al processo economico abbiamo anche, come ben ci raccontavi, il processo di lotta alla povertà in queste zone che hanno appunto delle sacche di povertà molto, molto critiche e di rivincita sociale. Quindi, certo, dei progetti che sono un esempio in effetti di successo. Abbiamo visto anche delle foto che ci raccontano la componente dell'educazione, come, sì, dicevi, come quindi coinvolgimento, certo, dei bambini, le scuole che visitano i centri. È importantissimo, sicuramente le scuole vengono a visitarci, facciamo delle brochure, facciamo del teatro di strada, perché ovviamente parliamo magari anche alla gente che è analfabeta, quindi con il gioco di ruolo, no? Facendo proprio capire cosa succede al terreno o alla falda acquifera e come viene poi, come arriva la plastica anche nel nostro corpo, sicuramente l'impatto è molto importante, proprio perché sono i cittadini prima, cioè parliamo di riciclo, ma dobbiamo anche parlare di riduzione, no? Della produzione dei rifiuti, ma anche riduzione della dispersione e quindi per facilitare poi il riciclo. Esattamente, quindi l'economia circolare, abbiamo visto un modello vincente di economia, capace anche appunto in alcuni casi di contrastare la povertà, modello vincente di economia in Italia, in Africa, insomma in varie parti del mondo. La LVA partecipa anche alla rete internazionale Resource, che si occupa appunto proprio di mettere insieme esperienze, città, associazioni nei vari continenti del mondo per ragionare appunto su questi temi, far avanzare l'economia circolare nelle diverse città appunto del mondo. Tutte le informazioni sui progetti LVA, su questa rete, sulle varie attività che portiamo avanti, le trovate sul nostro sito www.lva.it. Giungiamo nella parte conclusiva adesso della nostra diretta. Vi ricordo, se state apprezzando appunto questi contenuti, di condividere questo post in maniera tale che anche altre persone nei prossimi giorni potranno appunto usufruire di questi contenuti e vedere questa diretta. Vedo però che mi stanno segnalando appunto delle domande prima di entrare nella parte conclusiva. Domande. Allora, ci giunge appunto una domanda da Facebook. La domanda è la seguente: nella logica del riciclo esistono centri pubblici o privati del riuso prima che il prodotto buono arrivi in discarica? Ecco, la vediamo anche qua scritto. Chiederei forse a Marco Mancini di rispondere. Allora, dunque, in questa logica sì, sarebbe possibile se sul territorio fossero presenti dei centri per la preparazione e riutilizzo. Non è un percorso semplice, diciamo i comuni hanno l'obbligo delle isole ecologiche, ma nel momento in cui i rifiuti vengono consegnati in isole ecologiche, i rifiuti sono rifiuti e quindi non possono essere più utilizzati. La cooperativa di cui vi parlavo prima nelle slide, insomma, ve l'avevo portata come esempio virtuoso, la cooperativa Insieme di Vicenza,
e loro fanno proprio questo, riescono a intercettare il rifiuto prima che diventi tale, o comunque anche diventato, diciamo, anche una volta scartato, diciamo, dal circuito urbano, prima che entri nell'isola ecologica, loro lo intercettano, lo recuperano e lo rendono nuova risorsa. Quindi questa cosa è possibile, sono processi, diciamo, articolati, perché, diciamo, la normativa che gestisce tutto questo è complessa e quindi non sono cose così facilmente realizzabili. Vincono i principi della riduzione che dicevo anche poco fa Maurizia, quindi la nostra responsabilità a ridurre il nostro impatto, come il cercare di rimettere in gioco, di rimettere in circolo prodotti che magari non utilizziamo più prima di portarli o di conferirli. Quindi tutto il mondo del riuso e della possibilità di una cosa che non mi serve più a me ma che è ancora buona, invece di buttarla provo a donarla. Ci sono cooperative, ci sono aziende che fanno questo insieme, quindi rimettono in circolo i prodotti. Sicuramente è già un'azione che in qualche modo limita l'impatto di cui, insomma, abbiamo visto anche nei video quello che comporta, ecco. Bene, ci sono altri relatori che vogliono anche dare un contributo su questa domanda? Nicoletta, Valeria? Sì, su Torino la cooperativa Triciclo fa questo tipo di attività, infatti loro sono una cooperativa che nasce come spin-off del centro di raccolta dei rifiuti di Torino e loro, prima che arrivino in discarica, recuperano ciò che può essere recuperato, che i cittadini portano appunto nel centro di raccolta. Triciclo era una cooperativa censita anche nell'Atlante dei campioni dell'economia circolare, quindi la conosciamo. Nicoletta, volevi aggiungere qualcosa? Sì, mi sposto anche più sul livello comunità, dicendo che sempre su questo solco ci sono anche i gruppi di restarter, che sono dei cittadini volontari con competenze varie, che riparano, appunto, che organizzano dei momenti, si ritrovano in determinati luoghi in diverse città, appunto, riparano elettrodomestici, qualsiasi oggetto elettronico per cui hanno le competenze, le possibilità chiaramente di riparare. E questo però, appunto, oltre a valorizzare, ridare vita a quello che poteva essere un rifiuto, crea proprio comunità. Quindi vi invito tutti ad andare a vedere se, appunto, sul proprio territorio esistono dei gruppi di restarter e, prima di buttare oggetti, rivolgersi anche a loro. Molto interessante. Per noi poi anche un risparmio economico, insomma, oltre a partecipare alla tutela dell'ambiente, possiamo averne anche un risparmio economico, quindi stiamo scoprendo i tanti vantaggi dell'economia circolare. È arrivata un'altra domanda, voi quando volete parlare, insomma, intervenite pure in qualunque momento. La domanda è: alcuni paesi hanno quale indicatore la produzione dei rifiuti, quale parametro del benessere? Quindi alcuni paesi hanno la produzione dei rifiuti come indicatore e parametro del benessere. È possibile? Non sapevo appunto di questo aspetto, però diciamo che potrebbe essere un parametro del benessere nel momento in cui vi è tanta produzione, quindi tanto consumo, tanto PIL che aumenta, però abbiamo poi... Forse su vecchie logiche, diciamo, la maggior produzione di rifiuti significa una maggiore disponibilità di... Però forse oggi la logica è un po' diversa, quindi non funziona. Diciamo che mi viene in mente... In Italia l'ISPRA, ma penso negli altri paesi, insomma, sarà l'equivalente dell'ISPRA, producono rapporti che danno un po' il consumo, la produzione dei rifiuti. Noi come Lega Ambiente spesso lo utilizziamo per capire come si muove questo, ma poi invece di dare valore alla produzione magari si dà valore alla raccolta differenziata, quindi alla percentuale che poi in qualche modo può essere rimessa in gioco oggi. Quindi questo ragionamento, sì, sicuramente questi calcoli esistono, queste elaborazioni vengono fatte per studiare il fenomeno, ma poi più che la produzione magari andare a vedere quanta materia viene recuperata, qual è la percentuale che magari viene ancora conferita in discarica per capire la necessità di impianti, quindi insomma i ragionamenti magari sono un po' diversi.
Bene, quindi sì, diciamo che l'economia circolare ci dimostra anche la necessità di prendere in considerazione nuovi parametri per misurare il livello di benessere e di un'economia e di una società. Grazie comunque della domanda, molto interessante. Un'altra domanda è più sul fronte ONG, sul fronte quindi diciamo Africa. Può una ONG mitigare, veicolare, promuovere azioni concrete nel sud rispetto a ciò che dovremmo aver capito di non fare al nord? Allora, provo a rileggerla, quindi una ONG può in qualche modo promuovere delle azioni concrete nei contesti, ad esempio in cui la LVA lavora, rispetto a ciò che dovremmo aver capito nel nord, quindi un avanzamento diciamo forse maggiore rispetto a quelli che sono i contesti che viviamo a casa nostra. Beh, direi che ovviamente si parla di contesti totalmente diversi, anche se poi l'inquinamento rimane purtroppo lo stesso tema. In realtà è proprio questo il fine, che degli scambi nord-sud e sud-sud che abbiamo cercato di promuovere e anche della piattaforma risorsa, direi, no? Cioè proprio di scambiare quelle che sono le buone pratiche, di non fare quello che si è visto che non era rilevante o comunque non aveva un impatto fare, e cercare poi di non replicarlo, insomma. Per cui i modelli che sono stati pensati per il sud, per esempio dei centri di riciclaggio, rispecchiano dei modelli che sono funzionati da parte di qualche amministrazione locale. Ci sono stati degli scambi di visite proprio per venire a vedere il contesto a nord, ci sono stati degli scambi con dei tecnici, in modo da capire come funzionano le macchine, come si fa la manutenzione e appunto come viene gestita tutto il ciclo della raccolta, compresa l'educazione. Per cui devo dire che insomma sì, questo lavoro si sta cercando di fare, perché per noi le lezioni apprese sono importanti, e le buone pratiche, insomma la diffusione delle buone pratiche ne sono altrettanto. Assolutamente, poi leggevo anche che in realtà alcuni paesi africani hanno vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica ancora prima di quanto sia avvenuto ugualmente in Italia, proprio perché magari hanno avuto un impatto ancora più forte di questa plastica nell'ambiente. Assolutamente, io ho vissuto anni in Kenya e l'ultima volta che ci sono andata mi hanno fermato perché non sapevo di questa cosa, perché sono tornata dopo un anno e non sapevo, proprio perché prima era assolutamente comune, se magari ci metti le scarpe dentro, insomma, per separarlo dalla valigia, fermavano tutti e proprio era vietato, cioè ti facevano pure una multa, insomma. Per cui questa è stata una misura importantissima, direi. E da qui anche l'importanza, cui citavi prima, della cooperazione Italia-Africa, insomma, come cooperazione anche, diciamo, da entrambi i lati, come scambio di competenze, scambio di saperi, quindi scambio di saperi soprattutto, e non solo, perché poi parlavi della piattaforma Resource prima, non è solamente l'Europa e l'Africa, ma insomma ci sono anche degli altri paesi di altri continenti, quindi devo dire che insomma i contesti sono diversi, ma quello che poi rimane è una lezione comune, no? Che è proprio questa che ci siamo raccontati oggi. Perfetto, quindi una lezione comune per promuovere appunto una diversa economia, un cambiamento. Se qualcuno, se non volete aggiungere altro, passiamo alla parte conclusiva appunto della puntata. Possiamo chiudere su un aspetto diciamo concreto: che cosa possiamo fare noi? Abbiamo visto appunto dal lato insomma delle attività in Africa, è sempre possibile informarsi, effettuare delle donazioni, sostenere questi processi. Per quanto riguarda quello che noi come cittadini possiamo fare, lascio la parola a Nicoletta, che ci racconta appunto della campagna "Diventa anche tu un cittadino circolare", promossa all'interno del progetto "Metti in circolo il cambiamento". Sì, esatto. Allora, come vi dicevo prima, un aspetto importante oltre al fare è proprio quello di saper comunicare per coinvolgere sempre, insomma, una cerchia sempre più larga di persone che magari non si interessano alla tematica. Per cui attraverso il progetto Metti in Circolo abbiamo prodotto tutta una serie di materiali di comunicazione, il video, spot video che avete visto all'inizio, le videopillole, la videopillola che è passata brevemente prima del mio intervento. Sul sito LVA esiste una pagina, una landing page proprio dedicata al progetto, che vi invito a visitare. Ma soprattutto seguiteci sui canali social del progetto appunto Metti in Circolo, che sono Facebook e Instagram, dove in questi giorni in particolare, nel mese di giugno,
essendo diciamo il mese dell'ambiente in cui cade la giornata mondiale dell'ambiente, abbiamo proposto 3 videopillole, appunto declinate su alcuni degli aspetti di che cosa si può fare concretamente nel nostro quotidiano come cittadini circolari, che sono appunto la mobilità sostenibile, la spesa intelligente e il riciclo. E quindi vi invito insomma a visitare e a diffondere la pagina, ma soprattutto dalla prossima settimana sarà attivo un questionario per mettervi alla prova, che si chiama Tu quanto ne sai, è proprio un questionario sull'economia circolare, in particolare su queste 3 tematiche che vi ho detto, proprio per sondare quanto gli italiani in questo caso ne sanno sull'economia circolare, e sulla base di quello, cioè quindi non è chiaramente una ricerca scientifica, però più persone riusciamo a coinvolgere, più diventa virale il questionario, quindi più risultati abbiamo, risposte abbiamo, e più possiamo anche indirizzare meglio la comunicazione da una parte, ma anche le attività e il dialogo con le istituzioni dall'altra. Quindi vi invito veramente a compilare e diffondere il questionario Tu quanto ne sai. Benissimo, vi invitiamo anche appunto a guardare le pagine social, su Facebook e su Instagram, Metti in Circolo il Cambiamento, dove troverete appunto tutti gli aggiornamenti sul progetto e le varie proposte che vi facciamo appunto come Levia, Lega Ambiente, tutto il partenariato per attivarvi come cittadini circolari. Vi ringrazio veramente tutti, se potete apparire tutti in schermo per i vostri interessantissimi contributi. Grazie veramente a tutti, anche dal pubblico, insomma, per le domande che sono state fatte, e vi salutiamo proprio lanciando una delle videopillole di cui parlava Nicoletta sul tema del riciclo dei rifiuti. Vi auguro quindi buon sabato, buon weekend e alla prossima. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. L'economia circolare tutela le risorse naturali e porta benefici economici, ambientali e sociali. Diventa anche tu un cittadino circolare. Fai una raccolta differenziata e dona nuova vita ai materiali che non ti servono più. Prima di buttare qualcosa, pensa se puoi riciclarlo, ripararlo o se può servire a qualcun altro. Metti in circolo il cambiamento.